Ciao a tutti e ben ritrovati. È il periodo degli asparagi, quindi non potevo non preparare tante ricettine, ma quella che va per la maggiore è proprio la frittata con gli asparagi. Quindi dai, iniziamo subito a prepararla insieme. Prima però gli ingredienti. Inizio la preparazione della frittata partendo proprio dagli asparagi, quindi separo la parte più tenera dalla parte più dura. Per poi tagliarli a pezzettoni direttamente in uno scolapasta. Tagliati a pezzettoni andrò a sciacquarli sotto l'acqua corrente fredda e quindi li tengo per un attimo da parte. Nel frattempo mi dedico alla cipolla che andrò a tagliare a pezzettini. Io utilizzerò 3 cipolle bianche, più o meno di questa grandezza. Pronto tutto, mi sposto ai fornelli, quindi aggiungo dell'olio extravergine d'oliva in una padella. Aggiungo la cipolla. Aggiungo una tazzina d'acqua da caffè e quindi faccio ammorbidire per qualche minuto la cipolla. Per poi aggiungere gli asparagi. Mescolo velocemente. Metto il coperchio e li faccio ammorbidire per circa 25 minuti. Di tanto in tanto diamo un'occhiata e nel caso fossero asciutti aggiungiamo un'altra tazzina di acqua e continuiamo la cottura finché ormai gli asparagi sono ben morbidi. Non mi resta che metterli in una pirofila lasciandoli freddare completamente. Quando saranno ormai freddi aggiungo gli altri ingredienti, quindi il sale fino, quanto basta, il parmigiano grattugiato e poi le uova. Mescoliamo velocemente ottenendo così un composto ben amalgamato. E una volta pronto mi sposterò ai fornelli, quindi aggiungo dell'olio extravergine d'oliva in una padella. Non esagerate con l'olio extravergine d'oliva per non avere la difficoltà dopo a girare la frittata. E appena l'olio risulta caldo verso il composto. Metto il coperchio e lo faccio friggere a fiamma medio-bassa finché otterremo la crosticina sotto e risulterà compatto sopra. E trascorso il tempo la giro aiutandomi con il coperchio, rimettendola all'interno della padella, continuando la frittura anche sull'altro lato. E ora vediamo come si presenta all'interno, ma già dall'aspetto è molto invitante. E guardate come si presenta all'interno, davvero buonissima e molto semplice da replicare. Provatela a farla anche voi a casa. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi mando un bacio e alla prossima ricetta. Ciao!